con il presidente del Pescara Daniele Sebastiani, un Pescara come d'incanto rilanciato, vittoria di Crotone, vittoria oggi e zone alte della classifica che tornano a sorridere ai biancazzurri. Sì, sì, grazie anche ai risultati degli altri campi che ci hanno oggi visto favoriti da questo punto di vista, però Pescara ha fatto una buona partita a mio avviso, poteva fare qualche gol in più, questo dobbiamo essere, continuare ad essere bravi a sfruttare anche le tante occasioni che produciamo, perché oggi ne abbiamo almeno contate altre 4-5 palle gol. Non siamo stati bravi a metterle dentro quelle palle, però è una vittoria importante. Diciamo, senza fare polemica, presidente, col sorriso, che ieri Pillon ha detto no, non è vero quello che dice il presidente, ho ragione io, l'obiettivo ora deve essere i playoff, mentre lei ha detto pensiamo anche alla Serie A. Qual è la verità? No, no, io ho detto siamo qua e dobbiamo divertirci. Divertirci significa provarci a fare tutte e due le cose, perché è evidente che se tu continui a fare delle belle partite, a vincere, puoi guardare anche davanti, perché questo campionato insegna, e oggi credo che sia la dimostrazione di quello che stiamo dicendo, che in qualsiasi partita ogni squadra può vincere o può perdere. Il Carpi perdeva 2-1 fino a qualche minuto dalla fine e ha praticamente ribaltato la partita con lo Spezia. Il Lecce, che vinceva a Cittadella, ha preso, mi sembra se non vado errato, 4 gol, e quindi vuol dire che tutti possono vincere contro tutti, e quindi se noi siamo qua davanti, ci siamo tolti, secondo me, a mio avviso, dopo la vittoria di oggi, il primo dente, che in questa stagione, come ho sempre detto, era quello più importante, cioè quello della sicurezza di mantenere la categoria, e adesso ci divertiamo. Presidente, adesso non so se c'è un po' di vena polemica veramente, ma ho visto che Bisoli, quando è stato allontanato, se l'è presa un po' con tutti, anche con lei. Ma Bisoli dovrebbe pensare a fare allenatore, purtroppo è uno di quelli che già all'andata aveva fatto tanto casino e al ritorno ha fatto peggio. Io credo che se poi le squadre pensano di vincere le partite facendo teatro, probabilmente non ci arriveranno mai a vincere. È un caso che questo Pescara ha centrato 7 punti, 3 partite comunque difficili, con il cambio di modulo, era quel famoso piano B che chiedeva lei, presidente? No, non mi attribuisco nessun merito, perché l'allenatore è molto bravo e sa quello che deve fare in campo. Probabilmente c'era bisogno di cambiare qualcosa e, come avete visto, come ho sempre detto, lui è stato bravo a farlo. Voci di mercato, rumors da alcuni siti specializzati, alcuni dicono che il Pescara sta provando a prendere Palladino, smentisce subito? Assolutamente no, ce ne siamo talmente tanti, a me farebbe piacere vedere i tanti ragazzi che abbiamo in campo, non abbiamo bisogno di prendere altri giocatori, ancorché Palladino sia sicuramente un ottimo giocatore. Senta presidente, oggi c'era ancora una volta il maltempo, forse il vento clamoroso, c'erano temperature rigide, ma c'erano numeri bassi per la qualità e la posizione di classifica della squadra, mi riferisco al numero di spettatori. Siamo questi, cioè è inutile prendersela per cose che non... Siamo questi, noi a Pescara siamo questi, magari più avanti saremo di più con le belle giornate, però cioè, non è che questi ragazzi devono fare il doppio salto con l'avvitamento per portare la gente allo stadio, più di questo credo che quest'anno non possano fare. Chi ha voglia di seguire la squadra c'è sempre, chi verrà più in là per dire ci sono pure io lo accetteremo ugualmente, non è un problema. L'ultima, presidente, anticipiamo la partita a questo punto partitissima di martedì ore 18 a Benevento. È una partita importante, una partita contro una delle sicuramente delle favorite alla vittoria finale. Noi ce ne andremo a giocare con tranquillità, sicuramente questi 3 punti ci danno morale, andremo lì senza paura come abbiamo fatto su tutti i campi.